Ciao a tutti ragazzi, oggi vorrei farvi vedere gli acquisti che ho fatto per Pasqua. Prima di tutto parto con una cosa che non c'entra molto, che è questa candela della Yankee Candle. È alvoro talco ed è la giara piccola. È veramente buona. Se la volete prendere ve la consiglio. Ora iniziamo con gli acquisti per Pasqua. Sposto un attimo la candela che è un po' ingombrante. Ecco qua, questa è la scatola. Fatta così, è molto carina come potete vedere ed è perfetta per un regalo e io la userò come base per il mio cestino. Allora è fatta così, in tutta in cartone e dentro è tutta a quadretti, sia il coperchio che questo, e questo c'era solo a forma di cuore. Poi ho preso questi cestini, sono 6, e li userò per fare come base per la mia scatola. Così sono verdi, così li uso come erba, come prato, così sono molto semplici e li ho pagati 2,90 euro. Tutte queste cose le ho comprate da Moreno. Poi ho comprato questo piccolo coniglietto che c'era anche di altre forme e questi cestini c'erano di altri colori. Questo coniglietto che è molto carino, che ha tutti questi tipi di stoffa attaccati, tessuto. Questo pompon e le orecchie fatte così ed è un cordino che lo si può appendere. E l'ho pagato 1,50 euro. Poi ho comprato queste uova qui in polistirolo. Ecco qui come sono fatte le uova, sono così, tutte bianche appunto con queste strisce arancioni e hanno questo cordino per appenderle e c'erano pure verdi, lilla e azzurre e insieme c'è questa paglia e dentro ci sono 6 uova. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. Se vedete qualche video in particolare scrivetelo giù nei commenti. E poi farò un video come decorerò questa scatola, come farla diventare in un bellissimo cestino per Pasqua che può essere un bel regalo. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!